È chiaro che si tratta di discussioni fra nazioni, molti hanno anche interessi diversi. Noi abbiamo un solo interesse, che credo dovrebbe essere quello di tutti, l'interesse alla pace. Perché da 2 anni, come si dice da noi, non vediamo l'uscio, ora sta aumentando di nuovo la benzina, mentre il gas lo abbiamo un po' risollevato, cioè abbiamo anzi abbassato il prezzo, quindi abbiamo risollevato l'economia del gas, ma tutti gli altri problemi nell'agricoltura, come si lamentano gli agricoltori, quello che accade con l'importazione di prodotti che non sono nostri per cercare di guadagnare sempre di più, insomma, se qui non si ritorna a un'economia di pace, credete, abbiamo veramente dei problemi. Sono parole gettate al vento, lo capisco, ma è per stigmatizzare, come si dice. L'economia, quando l'economia è in crisi, funziona bene, soprattutto il risparmio. Poi i ragusani sono abituati a risparmiare, sono dei risparmiatori, tanto è vero che la banca agricola è sempre stata una banca che ha un grossissimo deposito, cioè c'è tanti tanti ragusani che mettono i soldi in banca. Allora c'è stata l'assemblea dei soci della BPR che questa volta, pensate, ha visto la bellezza di 2.800 soci votanti. Quando si fa l'assemblea della banca agricola bisogna andare in posti grandi, tanto è vero che viene ripreso, riutilizzato ogni tanto fortunatamente il famoso Teatro 2000. Vedete, quasi pieno, ma i 2.800 votanti ci sono stati anche attraverso il web, perché è stato possibile questa volta dare senso anche a chi stava a Siracusa e a Catania, multisede, dicevamo, e quindi la Banca Agricola ha potuto ancora una volta dimostrare di essere una banca di elevata solidarietà, solidità patrimoniale. E quindi dice il Presidente, per la prima volta BPR, al fine di consentire, ha permesso appunto la modalità multisede per votare. Cosa dice Saverio Continella, l'amministratore delegato? L'approvazione del bilancio che ha registrato dei risultati economici e patrimoniali eccellenti e il forte consenso ricevuto oggi dai soci in continuità con il lavoro svolto in questi anni. È chiaro, la banca ha avuto quei momenti qualche anno fa difficili sulla vicenda delle azioni, però allora qualche anno fa è stata messa in campo quell'operazione che si chiamava Limpia. Questa operazione aveva permesso a chi è proprietario di azioni di scegliere se vendere le proprie azioni o restare proprietario. Chi voleva vendere è stato messo in un diciamo elenco e a poco si sta cercando di liquidare chi vuole vendere le proprie azioni. Questo ha ridato, diciamo, tranquillità alla banca e che ha in qualche modo consolidato le sue forze, ma sappiamo tutti che in questo momento la Banca Agricola Popolare di Ragusa è un punto fermo fra le banche italiane, soprattutto del sud, forse una delle più importanti del sud Italia, ed è una che ha grosse riserve, che ha un'economia che funziona, è appetibile a tanti, ma noi vogliamo che sia la banca dei ragusani. E devo dire che la Banca Agricola nel tempo è riuscita a prendere questa immagine, la banca dei ragusani. Io mi lamento un po' dal punto di vista delle filiali, ma oggi si ci va sempre meno in banca, si usa molto l'online, quindi quello che era, diciamo, il rapporto con quello che era al banco, con l'impiegato alla cassa, ormai non c'è più, ma allora era bello, erano i tempi della banca di una volta. Complimenti ad Arturo Scrinà e a Saverio Continella e anche a tutti i soci della banca, fra cui ci sono io che ho tantissime azioni, però uno si dice sono azionista della Banca Agricola Popolare di Ragusa.
Ci spostiamo e parliamo di un'altra cosa che va sempre bene, anzi va benissimo, parliamo del vino, perché il nostro vino, il vino italiano, ma il vino da tutte le parti, non si sa, ha dei risultati straordinari. La gente beve sempre più vino, ci fa piacere, ci sono sempre più aziende che producono vino e quindi è un business incredibile. Pensate che a inaugurare il Vinitaly di quest'anno ci è andato il Premier, ci è andata la Meloni, prima ha fatto il G7, poi se n'è andato al Vinitaly e ci sono tantissime aziende, anzi migliaia di aziende che parlano dei loro vini e poi anche degli oli. Naturalmente la Sicilia a vino non si fa mettere da nessuno la sputazza al naso, come si suol dire, e quindi aveva, come vedete, uno stand molto grande dove sono presenti decine e centinaia di produttori di vino e soprattutto molti consorzi. Uno dei consorzi più famosi è quello del Cerasuolo di Vittoria, un consorzio che riunisce molti produttori e ha un vino di quelli come si deve, insomma è un vino di 14 gradi, insomma non è un vinello che si beve così, è un vino pastoso che ha bisogno magari di un bel maialino dei Nebrodi per poterlo bere senza problemi. Però la presenza del libero consorzio di Ragusa al Vinitaly si consumerà soprattutto domani, perché domani alle 14 verrà presentato questo famoso menù ibreo. Ne avevamo già parlato, ora io credo che tutta la Sicilia si può vantare di avere prodotti straordinari, ricette meravigliose, dallo street food alla provola dei Nebrodi e cose del genere. Però dicevo che la provincia di Ragusa con le sue caratteristiche riesce a fare delle cose anche molto particolari e delicate. Il menù ibreo quest'anno è presentato dallo chef Claudio Oruta, che noi abbiamo raggiunto per telefono proprio a Verona e siamo riusciti a farci raccontare e dire in anteprima qual è questo menù ibreo. Sentiamo.